un cammino di passione. È il campionato sin qui disputato dal neopromosso Pescara Pallanuoto. I ragazzi di Franco Di Fulvio occupano l'ultimo posto del girone sud insieme al Civitavecchia e sabato, dopo una lunga pausa di quasi un mese, riprendono il campionato di Serie 2. L'avversario di quelli tosti, la Lazio, quarta in classifica ad affrontare in trasferta, ma la squadra crede fermamente nella salvezza perché gennaio e febbraio saranno i mesi decisivi con tanti scontri diretti. Coach Di Fulvio. I ragazzi in allenamento si stanno impegnando, chiaramente l'umore non è quello dell'anno scorso quando si vincevano le partite. Quest'anno abbiamo fatto un salto di categoria. Lo stiamo facendo soltanto con un giocatore in più. Non è facile per i ragazzi inserirsi in una categoria dove i loro dirimpettai sono più forti sia a livello fisico, a livello di esperienza, però loro stanno crescendo e sono molto fiducioso. È un gruppo coeso, fatto di ragazzi seri, con devo dire che in questo momento manca soltanto un pochino di entusiasmo, che è fondamentale in tutte le cose della vita e nello sport in particolar modo. Però con un risultato cercheremo di riacquisire anche quello. La Lazio è una squadra che ambisce a entrare tra le prime quattro, cioè nei playoff, è attrezzata per farlo, però noi andremo a fare la nostra partita perché adesso per noi sono tutte finali, dobbiamo cercare di far punti in tutte le partite. E sono convinto che faremo bene, poi se la Lazio farà meglio vincerà la partita, però noi andremo lì a fare una grande partita.